A ogni essere umano è stata donata una grande virtù, la capacità di scegliere. Chi non la utilizza la trasforma in una maledizione e altri sceglieranno per lui. Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro. Le scelte si fanno in pochi secondi e si scontrano per tutta la vita. Nella vita ci possono essere scelte che, se farai, sai già che ti pentirai e se non farai, non ti perdonerai mai. Un uomo va giudicato dalle scelte, non tanto da quelle giuste, ma da come è riuscito a venirne fuori da quelle sbagliate. In un minuto c'è il tempo per decisioni e scelte che il minuto successivo rovescerà. Scegli sempre il cammino che sembra il migliore, anche se sembra il più difficile. L'abitudine lo renderà presto piacevole. In questo mondo ci sono tre tipi di persone: quelle che fanno succedere le cose, quelli che guardano le cose accadere e quelli che si chiedono che cosa è successo. Noi tutti abbiamo una scelta. Tu puoi decidere quale tipo di persona vuoi essere. Io ho sempre scelto di stare nel primo gruppo. Noi non scegliamo affatto. Il nostro destino sceglie ed è saggezza mostrarci degni della sua scelta, qualunque essa sia. Non ci è permesso scegliere la cornice del nostro destino, ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro. Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che farai è ciò che diventi. Le scelte giuste vengono dall'esperienza e l'esperienza viene dalle scelte sbagliate. Se dovessi scegliere tra il tuo amore e la mia vita, sceglierei il tuo amore, perché è la mia vita. Nulla determina chi diventeremo, come quella cosa che scegliamo di ignorare. Un uomo è fatto di scelte e delle circostanze. Nessuno ha il potere sulle circostanze, ma ognuno ne ha sulle scelte. Tutto può essere tolto ad un uomo, ad eccezione di una cosa. L'ultima delle libertà umane: poter scegliere il proprio atteggiamento in ogni determinata situazione, anche se solo per pochi secondi. I desideri dettano le nostre priorità. Priorità plasmano le nostre scelte e le scelte determinano le nostre azioni. Di fronte a due scelte altrettanto difficili, la maggior parte delle persone sceglie la terza scelta, non scegliere. Noi tutti abbiamo due scelte: possiamo guadagnarci da vivere o possiamo scolpire una vita. Il mondo è cambiato così tanto che gli stessi valori non portano più alle stesse scelte. La vita è la somma di tutte le tue scelte. Un uomo che non può scegliere cessa di essere un uomo.